protezione, signorine. Avverto subito il consigliere. Prego. Davvero non mi sarei figurato così il tempio dell'oblio. Era più bella la casa di Forestier? Era esattamente l'opposto di questa. Cosa intendi per l'opposto? Da Forestier non c'era la scrivania? La poltrona? No. Era esattamente l'opposto. Il tavolo, le sedie erano l'opposto di questa. E così la lampada e il resto. Questi mobili sono di Kohlen Schwarzbader, mia cara. L'avrei scommesso. Fino a un momento fa, prima di entrare in questa stanza, non potevo immaginare che Forestier fosse ancora vivo. Sono venuta qui con la sensazione di dover scendere in un recesso oscuro, nella penombra, nella stanza intermedia tra quella che Forestier aveva a Parigi e quella che avrà agli Impri. Venivo a rimuovere una mummia. Credevo di scendere in una tomba di re. Ed ecco che cosa trovo. Trovi delle comodità. L'idea della comodità non mi era mai venuta in mente quando pensavo all'ombra di Forestier. Posso aver avuto torto a continuare a credere dopo ieri che potesse vivere senza sedie, senza orologio e senza calamaio. Dio mio, lo fanno scrivere con l'inchiostro rosso, lui che lo detesta. I sigari, adesso fuma i sigari. Jacques odia i sigari. Sono sicura che l'hanno costretto a fare le due cose che gli fanno più orrore, uscire in strada senza cappello e portare le bretelle. Coraggio, Robinot. Dobbiamo mutare le abitudini di questo sepolcro. No, non mi sento di scendere a patti con questi mobili. Guarda, c'è una scritta sul cuscino. È una moda tedesca ricamare dei proverbi. Parla anche il cuscino. Un sogno di notte, un cuscino di giorno. E comincia col sedertici, Genevieve. È proprio quando non parla che mi sembra di capirla la tua Germania. Quella città tutta guglie e campanili che mi hai mostrato questa notte con delle macchie di luna al posto delle insegne. Mi sembra di capirne la forza, l'età e il linguaggio. Cosa stai facendo, Robinot? Delle bombe a scoppio ritardato, Genevieve. Sono due libri francesi che ho trovato in una libreria, non c'era di meglio. Questo è un manuale per il trattamento delle trote. E questo è il Mérite de Fame di Le Gouvet. Non pretendo di trasformare Sigfrido in un istante, ma intanto tanto li vedrà, li leggerà. E tu? Tu cosa conti di fare? Non lo so. Volevo chiederlo a te. Situazione grave. Molto grave. Se fossi in te io comincerei dagli imperfetti del congiuntivo. Non parlo della lezione di francese. Parlo di quello che devo rivelargli. È appunto questo che volevo dire. Credimi, Genevieve, ho dato lezioni per 10 anni a ogni tipo di persona, di qualsiasi nazionalità fossero, scandinavi o brasiliani, anche se le nostre relazioni non erano andate più là della cortesia fra allievo e maestro, bastava che cominciassi a spiegare i nostri imperfetti del congiuntivo perché nascesse tra noi una specie di simpatia, di tenera allegria. Da quegli imperfetti, Genevieve, sono nate 2 o 3 tenerezze perfette. Non scherzare, Robinot. Aiutami invece, consigliami. Ma ti rendi conto della parte che sto rappresentando? Insomma, che cosa sono venuta a fare qui? Vengo a pugnalare il monarca nemico nella sua tenda. Ho dunque diritto ad avere quella confidente che nei drammi è affidata a Giuditta o a Carlotta Corday. Ho bisogno di un amico
che mi ripeta ciò che a loro era detto, che il dovere è il dovere e che la vita sfugge. Dimmela, Rubino. È un assassino senza ferite e senza cadavere. Appunto. Produrrò una ferita invisibile. Farò scorrere del sangue senza colore. Ho paura, Robinò. Non precipitare le cose. Il francese si impara in 20 lezioni. È più terribile ancora. Invece di assassinare, mi consigli di avvelenare Sigfrido. Un essere senza difesa. Che cosa stai facendo? Sto cambiando le sue sigarette con del tabacco francese. Sì, lo so. Hai già spiegato il tuo sistema. Cambiare il pettine di Sigfrido con un pettine francese. Tutti i mobili di questa stanza con i suoi mobili. Le pietanze della sua cucina con delle pietanze francesi. I campi di luppolo in vigneti. Ogni tedesco in francese e finalmente l'ultimo giorno cambiare Sigfrido in forestiere. È il mio metodo. Non mi sento capace di seguirlo. Non ho neppure messo i gioielli che conosceva o che aveva scelto. Non ho messo il profumo che amava. Mai mi sono trovata ridotta ad un corpo così impersonale. Ah, sì. Sì, so bene che posso arrivare a lui solo attraverso ciò che ho in me di meno individuale, di più sottile. Ho paura, caro Robineau, che parleremo più della vita e della morte. E non degli imperfetti del congiuntivo. E mi dirai chi è in realtà? Vuoi forse dire chi è veramente? È una cosa da scoprire ancora. Guarda, Robineau. Questo ritratto? Questo ritratto di donna. Non impressionarti, è un quadro. È la fanciulla di Vermeer. E ti somiglia. Jacques aveva una riproduzione come questa nel suo studio a Parigi. È certamente il solo oggetto in comune tra la sua vita di adesso e quella di allora. Ma almeno esiste. Oh, niente per tutto, Robineau. Se questa piccola olandese ha potuto seguirla attraverso tutto questo vuoto, quest'aria opaca. Ora posso lasciarti. Hai la tua confidente. Evidentemente la cornice non è la stessa, quella di Forestier è una semplice striscia di legno. E quale preziosa cornice. Dovrò circondarmi per arrivare alla sua retina. Te ne vai. Oh, perché tanta ombra? Non ci si riconosce nell'ombra. Come ci riconosceremmo presto, se non fossimo tutti e due ciechi. Di Forestier. Torna fra noi. Buongiorno, signora. No. Signorina. Posso chiedere qual è il vostro nome? Prat. Il mio cognome è Prat. E il vostro nome di battesimo? Geneviève. Geneviève. Ho pronunciato bene? Un po' troppo lentamente, ma per essere la prima volta. Non vi spiace se di tanto in tanto io riassumo la nostra conversazione? La riassumerò in poche parole. Ho davanti a me la signorina Geneviève Prat. In persona. Che cosa facevate in Canada? In Canada? Avevamo quello che si ha sempre laggiù. Una fattoria. E dove? In campagna. E cosa facevate in questa fattoria? Quello che si fa in Canada. Da noi ci si occupa soprattutto della neve. Ah, capisco. Coltivate la neve?
E questa è la vostra tenuta di lavoro? Siamo ricchi. Coi grandi freddi abbiamo delle ottime annate. Ma perché scherzate così? Perché mi costringete a dibattermi in un elemento che non è il mio? No, è chiaro, non sono canadese. Ma che cosa può importare per la nostra lezione? Basta mettere il negativo al posto dell'affermativo. Non sono canadese. Non uccido orsi grigi. Il mio allievo ne trarrà lo stesso profitto. Siete francese. E perché me lo avete nascosto? Quante domande. È vero, mi scuso. Il fatto è che io sono una specie di macchina interrogatrice. Se mi passa accanto qualche cosa di estraneo alla mia condizione, subito mi ci aggrappo, tutto intero. Il mio corpo e la mia anima non sono altro che le mani di un naufrago. Conoscete la mia storia? Quale storia? Sono rari gli argomenti sui quali posso discutere senza fare delle domande. Interrogatemi dunque. Non avrei dovuto domandarvi chi siete. Così vi ho domandato tutto. Un nome seguito da un cognome è già una risposta a tutto. Se un giorno ritroverò i miei, risponderò solo questo a chi mi farà delle domande. Sì, io sono il tal dei tali. Sì, è inverno, ma io sono il tal dei tali. Come deve essere bello poter dire nevica, ma io sono Geneviève Bras. Sarebbe crudele contraddirvi, ma devo dire che non sono del vostro parere. Mi sembra che tutti gli esseri umani siano condannati ad un terribile anonimato. I nomi, i cognomi, i soprannomi e anche i gradi, i titoli sono delle etichette così fittizie, effimere, e rivelano così poco anche a coloro che li portano. Non vi sembrerò molto allegra, ma quell'angoscia che si prova davanti al soldato ignoto, io la trovo più acuta davanti ad ogni essere umano, chiunque sia. Forse vi pare che io sia il solo ad avere un nome in questo stanco mondo? Ora state esagerando. Perdonatemi. In qualsiasi altro momento io avrei preferito nascondervi almeno per qualche giorno. Le tenebre in cui vivo. La carezza più tenera che possa venirmi dagli uomini è che essi ignorino la mia sorte. Vi avrei detto che discendo veramente da Siegfriedo. Voi lo avreste creduto e così avremmo raggiunto quella calma indispensabile per lo studio dei verbi irregolari. Stiamo davvero dimenticando la nostra lezione. Interrogatemi dunque, signor consigliere di Stato, visto che vi piace interrogare. Fatemi quelle domande che si fanno di solito alle istitutrici di famiglia o ai passanti sconosciuti. Che cos'è l'arte? Oppure, che cos'è la morte? Sono degli ottimi esercizi di vocabolario. E la vita? Che cosa è la vita? Oh, questa è una domanda da principesse russe. Ma proverò a rispondervi. Un'avventura incerta per i vivi, qualcosa di gradevole per i morti. E per quelli che sono insieme, morti e vivi? Mi rifiuto di continuare la lezione su questo manuale di desolazione. È molto meglio aprire il libro al capitolo del barbiere o al nome degli animali. Non vi interessa, per esempio, sapere che nome ha in francese il grido della civetta? Se questo vi fa piacere, ve lo domanderò. E che in voi tutto è sorriso, dolcezza, quasi allegria. E sotto questi funebri esercizi di cui faccio sfoggio, voi state gentilmente
tendendo una strana rete di tristezza. E io me ne lascio avvolgere. Ho avuto un fidanzato morto in guerra. La mia vita è finita là dove è incominciata la vostra. Me ne dispiace veramente tanto, ma preferirei cambiare ancora. Cambiamo pure. Se sapeste che gioia hanno i miei occhi e il mio cuore nello scoprire in voi tutto quel bagaglio degli anni d'infanzia e d'adolescenza e della giovinezza che avete portato qui entrando in questa casa. Ecco, questo carico prezioso di cui siete ricolma, le parole materne, le prime musiche ascoltate, i primi colloqui con la luna, i fiori, l'oceano, la foresta. Che torto avreste di cambiarlo con quello che vi prepara l'avvenire, per poi dover dire come me, di fronte a una notte stellata, questa stupida frase: notte stelle, non vi avevo mai visto prima d'ora. Immagino che voi alle stelle darete del tu. Ma questa impressione, Vergine, non potreste provarla per dei sentimenti, per l'ambizione, il potere, l'amore? No. Il mio cuore è come se fosse colmo di posti riservati. Non mi disprezzo abbastanza da credere di essere potuto arrivare fino alla mia età senza la mia porzione di sentimenti, di desideri e di affetti. E per questo non ho mai osato liberare quelle poltrone occupate. Io aspetto sempre. Non aspetterete molto, ormai. Qualche volta lo penso anch'io. Il destino si accanisce a risolvere gli enigmi degli uomini, più degli uomini stessi. Fa ritrovare in una mela dei diamanti famosi smarriti o riapparire dopo 100 anni le carcasse di quelle navi che tutti consideravano ormai perse per sempre. Dio permette degli errori nel suo libro dei conti, ma soltanto per distrazione. Egli è terribilmente preciso. E che chiasso farà quando si accorgerà che vi sono due pratiche per lo stesso Sigfrido. Sì, io conto ancora sull'incontenibile pettegolezzo degli elementi. E voi, essere umano, tacete. Stavo preparando una frase. Avete ragione. Ritorniamo alla vostra lezione. Ritorniamo a noi. Tornate da lontano, ma vi avvicinate molto. Ah, scusate, se io mi avvicino a voi sconosciuta, lo faccio così come faccio ogni giorno con la mia immagine allo specchio. E infatti che riposo provo nel trovarmi di fronte a un mistero così più naturale e più suadente del mio. E che dolcezza dovermi chiedere chi è questa giovane donna, chi ha amato, a chi rassomiglia. A chi rassomiglia? Pronome relativo personale. Anche la vostra vita non deve essere stata gaia. Ancora vi vedo pregare davanti alla tomba del vostro fidanzato. No, è scomparso. Chiedo scusa. Era ufficiale? Lo era divenuto durante la guerra. È scomparso da ufficiale. Vestito di quell'uniforme blu chiara che i nemici non dovevano vedere e che adesso lo ha reso invisibile anche a noi. Era scrittore. Era di quelli che prevedevano la guerra e avrebbero voluto preparare la Francia.
E odiava la Germania. Avrebbe amato una Germania pacifica. Era sicuro della sua sconfitta. Ed era pronto a restituirle un giorno la sua stima. Cosa diceva della Germania? Diceva, se ricordo bene, che la Germania è un paese vasto, industrioso, ardente. Un paese di grande risonanza poetica, dove la cantante che stona commuove assai spesso più di quella che sotto altri climi canta intonata. Ma anche un paese brutale, sanguinario, duro coi deboli. Diceva che alla Germania era mancato in questo secolo di cui era la favorita il dono della semplicità, una concezione semplice della vita. Invece di seguire gli istinti della sua terra, del suo passato, partendo da una scienza pedante, da principi megalomani, si era fatto di se stesso un modello gigante, sovrumano. Invece di dare, come sempre aveva fatto, una nuova forma alla dignità umana, questa volta non aveva dato nuova forma che all'orgoglio e all'infelicità. Ecco. Che cosa diceva Jacques della Germania? E accusava la Germania di voler accusare tutti. E non vi diceva che proprio noi tedeschi l'accusiamo di molte altre cose ancora? Non vi ha svelato le vere cause di questa guerra spaventosa? Ve l'ha spiegate, al di là del suo aspetto implacabile, come l'esplosione di un cuore incandescente e appassionato. Vi ha spiegato questa amorosa pazzia, queste nozze della Germania col mondo e quest'amore quasi fisico per l'universo che spingeva i tedeschi ad amare la propria flora e la propria fauna più di qualsiasi altro popolo, ad avere più bei serragli, gli esploratori più audaci, i telescopi più potenti e amare la loro terra fin nei suoi succhi, nei suoi minerali. Questa forza che sparpagliava i tedeschi su ogni continente, dal quale subito si levava il fumo dell'arrosto d'Ocassi, ma anche le note delle nostre sinfonie, ve l'ha descritta come una migrazione d'api o come un esodo nuziale, il vostro amico Jacques? Jacques, conoscete il suo nome? Lo avete detto voi ora. Parlatemi di lui. Vorrei sapere anche il suo cognome. Ho così pochi amici stranieri. Lasciate che ne scelga uno nel passato. Il mio antico dominio. Il suo cognome? Forestier. Fo o fa? Fo. Come Forest. Forestier. Come era? Alto, castano, sorridente. Queste tre parole vaghe ne fanno un ritratto così preciso che lo riconoscereste fra mille. Non avete una sua fotografia? Sì, ce l'ho. In albergo? No. No, qui. Dunque? Il maresciallo chiede di voi, Siegfried. È urgente. Non mi riconoscete? Geneviève Prat. Non ho un'aria di famiglia.
Alto. Bruno. Francese. Senza accento particolare. Dunque, chi sono? Un ufficiale prussiano. Vi sbagliate. Sono un gentiluomo francese. Sono un altro forestier. O un altro Siegfriedo, come più vi piace. Ma un Siegfriedo che ha potuto conservare nome e memoria. La mia memoria è ancora intatta dopo 2 secoli e mezzo. Jacques de Fongelois. Il mio avo, generale della brigata degli Ussari della Morte, fu il primo protestante cacciato dalla Francia da Luigi XIV. Gli Ussari della Morte esistono ancora. Il loro generale, eccolo qui, e la loro protettrice è presente ovunque. E che cosa vogliono da me adesso? Credetemi, signorina, non avete nulla da temere né dall'uno né dall'altra. Vengo soltanto a pregarvi di andarvene senza aspettare che Siegfriedo ritorni. È inutile discutere. Voi arrivate troppo tardi per toglierlo alla Germania. Sarebbe come volerle togliere i Fongelois. Il mio paese sarebbe certo lusingato di veder contendere con tanta energia ciò che si è staccato da lui. Staccato? I Fongelois non si sono staccati. Sono stati scacciati, congedati. Il mio avo, un bel mattino, ricevette l'ordine di abbandonare entro 8 giorni le sue terre, il suo grado e la sua famiglia. Ma gli 8 giorni si danno alla servitù. E lui partì subito. Una volta passata la frontiera, però, la sera stessa, uccise 2 guardie del re che facevano una scorreria. Erano stati suoi compatrioti fino al mattino. Vedo che non è stata una crisi di memoria quella che ha trattenuto in Germania i suoi pronipoti. L'avete detto. È la memoria. È il ricordo del dispotismo, dell'inquisizione. Il disgusto della vostra burocrazia di schiavi e di tutti quei tiranni di cui accumulate servilmente i nomi nell'ordine cronologico. Sì. Loubet, Falière. Riassumo. Il mio avo, piantatosi alla frontiera, ricevette tutti gli esiliati francesi e li spedì, secondo le loro attitudini, nelle città prussiane dove mancava un notaio, un borgomastro o un agrimensore. Rimaneva un solo posto vuoto. E la persona cui esso aspettava è giunta. Ora non partirà più. Sono incaricato di dirvelo da parte del consiglio della mia associazione. Rimarrà o morrà? Un'altra volta. Morirà del colpo che la vostra rivelazione porterà al suo cervello ancora ammalato. Oppure morirà per mano di un esaltato. O per la sua stessa mano, forse. Morirà e sarà una morte irrimediabile. Una morte morale. Il decadimento dalla sua nuova vita e dalla sua nuova forza. E ora, signorina, seguitemi, se volete evitare che a Siegfriedo accada qualche cosa di spiacevole. Ho un ordine di espulsione per voi e per il vostro amico filologo. I miei uomini lo hanno già preso e lui cerca di commuoverli, lamentandosi in un dialetto sassone del XIII secolo. Ce ne sono molti come voi in Germania? Si vede che non siete tedesca e che non amate le statistiche. Il 1° agosto del 1914
soltanto nell'armata prussiana i discendenti di esiliati o di emigrati francesi erano 14 generali, 32 colonnelli e 300 ufficiali. Parlo dei gentiluomini. Nell'intendenza poi c'era anche un certo numero di borghesi. Non avrei mai supposto che le guerre franco-tedesche avessero questo segreto interesse di guerre civili. Guerra civile? Dal tempo di Luigi XIV noi non siamo rientrati in Francia che in servizio comandato. E non dispero di potermi accampare un giorno nel castello di Fontgelois, che a quanto pare esiste ancora nei dintorni di Tours. Esiste. Sulla strada di Chenonceau. Potete risparmiarvi la descrizione. È tutta rose e gelsomini. Non ci mancate che voi. Perché mi guardate così? Vi sembrerò certo originale, ma sto cercando di vedervi nudo. Nudo? Sono scultrice, signor Fontgelois. Il corpo umano è il mio modello e la mia Bibbia. Sotto la vostra divisa riconosco un corpo che noi scultori attribuiamo a Racine e a Marivaux. La mia razza di gentilezza è stata certo tagliata su questo modello di energia e di audacia. E se mi permettete di parlarvi duramente per la prima volta in vita mia, di durezza. La vostra fronte, i vostri denti da lupo, sono francesi. La vostra stessa durezza è tutta francese. Non bisogna ostinarsi a credere che la patria sia sempre stata dolcezza e velluto. Ma questo non fa che aumentare la mia stima per i due secoli che voi non avete conosciuto. Sono loro che hanno vestito la Francia. Censura? Quale censura? L'avanzamento, ma quale avanzamento? La guerra, ma quale guerra? Non si tratta di guerra, Fontgelois. Una semplice manifestazione, che tuttavia può diventare pericolosa. I comunisti? No, Felten. Felten? Anche voi lo conoscete, signora. La signora, benché straniera, ha avuto la fortuna di incontrare qui ieri nel giro di un'ora i due volti della Germania, Zelten e Siegfried. Uno solo di questi è autentico. L'altro è una maschera. Ed è quello che ho tentato di spiegarle. Sono certo che la signora, quanto prima, condividerà il nostro punto di vista. Ma che pericolo possono rappresentare per noi queste manifestazioni di cocainomani e di cubisti? Alle 4 incomincia in Parlamento il dibattito sui nostri rapporti con l'impero. Zelten ha fatto circondare l'edificio dai suoi uomini e ha riempito l'aula dei suoi amici. Da Muck ho saputo che lui stesso provocherà Siegfried a una discussione che dovrà terminare, come dice lui, con un magnifico colpo di scena. Non è difficile indovinare quale sarà questo colpo di scena. Bisogna impedire a Siegfried di cadere nella trappola. Una trappola? Due giorni fa io stessa non avrei visto una trappola in tutta questa manovra. Senza l'incontro di Zelten e Robineau avremmo forse sospettato la verità. Siegfried, anzi, si rallegra di trovarsi finalmente faccia a faccia con Zelten, che finora lo aveva sempre schivato. Non l'ho mai visto così contento e fiducioso. E ora deve essere già uscito. Stavo spiegando alla signorina Bra i pericoli che presenterebbe una rivelazione, anche se fatta nella maniera più dolce e allusiva. Che cosa verrà poi se la rivelazione sarà pubblica? Non si potrebbe almeno precedere Zelten con la forza, se occorre? Sapete dove si trovi? Sì, ho giù la macchina con due uomini. Non c'è tempo da perdere. Vengo con voi. Può darsi che Zelten ci sfugga.
Se avete qualche mezzo per raggiungerlo o per persuaderlo a tacere, fatelo. Salverete da una grande infelicità un paese e forse anche un uomo. Ma affrettatevi. Avete dimenticato qualcosa? Sembra proprio che abbia l'aria di aver dimenticato qualche cosa apposta. Come coloro che lasciano un ombrello per poter tornare a riprenderlo. Nevica. E non conosco un oggetto che ripari dalla neve. La vostra predizione era esatta. Sta scoppiando la rivoluzione. Il mio avvenire ha spezzato le dighe in un sol colpo. E mi sto allontanando per la prima volta dal mio passato. Non me ne vogliate se io ho dimenticato apposta, soltanto per potervi rivedere, la mia fiducia, il mio coraggio e la mia volontà. Dimenticare 3 ombrelli. Fate le cose per bene voi. Vi rivedo finalmente. Sono forse cambiata in un quarto d'ora. Mi rivedo. E rivedo in voi tutto ciò che poco fa non avevo visto e che non avevo visto mai in nessuno. Queste labbra tristi che cercano di sommergere la loro tristezza sorridendo. E questa fronte abbassata che lotta contro la luce come un ariete lotta contro un altro ariete. Parlatemi, ve ne prego. Sentite? Delle voci più grandi vi chiamano. Ma per me non hanno il suono di un richiamo. Un uomo nel mio stato d'animo è naturale che trovi normale confondere il cannone con i battiti del cuore. Dolci mani. Cosa toccate per essere così dolci? Della terra, del fango. Sono scultrice. Nevica. Da un po' di tempo il destino crede di scusarsi avviluppando di neve le rivoluzioni. Mosca, Monaco, peste. Adesso anche Pilato si lava le mani nella neve. Oggi tutti i sassoni camminano silenziosi come la morte. La neve deve essere abbastanza alta se da qui non si sentono gli speroni dei miei 3 generali. Vi aspettano. Addio. Perché non posso rispondervi? Vi ho forse fatto una domanda. Ma tutto in voi interroga, eccetto la bocca e le parole. La vostra calma, la vostra semplicità sono tutte una domanda. Il vostro abito è una domanda. Vorrei vedervi dormire. E che domanda ansiosa deve essere il vostro sonno? A una sollecitazione così di tutto il vostro essere si potrebbe rispondere adeguatamente soltanto con una confessione o con un segreto, ma io non ne possiedo. Addio. Sì, forse uno, sì. È il segreto più fragile che abbia mai portato una creatura al mondo. Non voglio che lo diciate. Anche questa proibizione è una domanda in voi. Ebbene, allora ascoltate. Ve lo dirò dal momento che volete saperlo. È una cosa da nulla, sapete, ma è l'unica particella di tutto il mio essere che i miei amici, Eva, il presidente del Reich e 60 milioni di tedeschi ancora ignorano. È un niente. È una parola. Addio. Non temete. Rimango, sì. È una parola. Fra tutte le parole che conosco oggi, questa è l'unica parola che mi sembra giungere dal mio passato. E voi stessa sentirete quanto è insignificante e ridicola. Eppure quando io sento quella parola, mentre tutte le altre, anche le più belle, le più sensibili,
non toccano altro che questo essere rifatto a nuovo che io sono. Quando sento quella parola, si svegliano in me un cuore e dei sensi che mi sono quasi sconosciuti. È il mio cuore d'un tempo, non c'è dubbio. Un cieco messo di fronte al sole deve provare un'angoscia e un conforto simili a questi. È un nome proprio? No, non è nemmeno un nome comune. È un semplice aggettivo. Il fantasma della mia vita passata non ha saputo lanciare altro che un aggettivo fino alla mia nuova vita. È del tipo d'aggettivo banale, comune, quasi volgare, ma in esso vi è tutta la mia famiglia, è tutto il mio passato, tutto quanto c'è di indistruttibile in me. È la parola che mi accompagnerà alla morte, l'ultimo mio bagaglio. Devo andare. La gente, i piccoli uomini, la pronunciano qualche volta la sera per le strade senza accorgersene. E allora mi sembra che stiano giocando con delle fiammelle. La maggior parte degli scrittori la evitano, ma Goethe, per fortuna, come è vero che è il più grande, l'adopera ad ogni occasione. E la parola, com'è leggera per me. Dio mio, com'è banale. Vi farà ridere. E la parola incantevole. Incantevole. Rido. Come vorrei sentirla pronunciare dalle vostre labbra questa parola, Geneviève. Devo andarmi. No, vi supplico. Non mi rifiutate questa carezza. Questa carezza attraverso il nulla. Ditemi quella parola, Geneviève. Forse io sto andando incontro alla morte. Vorrei approfittare di quest'ultima ora. Un'ora incantevole. È anche femminile questa parola.